Buongiorno a tutti, mi chiamo Carlo Dolzan, sono uno dei docenti della Federazione Italiana Fitness, mi occupo del settore di bodybuilding, personal training e settore del funzionale. Oggi sono qui per presentarvi un aggiornamento dedicato al settore del personal trainer, ma volendo può andare bene anche per il settore del funzionale o del bodybuilding. Perché? L'argomento è dei suggerimenti per lavorare in modo specifico sull'aumento dell'ipertrofia del gran pettorale, dei pettorali. L'ipertrofia da che cosa è data? L'ipertrofia è data, un fattore molto importante, sono i fattori di crescita localizzati, rilasciati all'interno del muscolo. Parliamo di IGF-1 e IGF-2. Se io riesco ad indurre il rilascio di questi fattori all'interno del muscolo, il muscolo come risposta, l'organismo come risposta, mi farà aumentare la massa muscolare di quell'area muscolare, la massa appunto di quella zona. Come faccio ad ottenere questo? Devo cercare di mantenere il muscolo sotto tensione costante per circa 50-70 secondi. Che cosa succede quando il muscolo rimane in contrazione quasi costante per questo tempo? Succedono fondamentalmente due cose. Prima di tutto il muscolo va in acidosi, c'è una grossa produzione di acido lattico e l'acido lattico ha come effetto una secrezione di GH e questo mi dà ipertrofia. Seconda cosa, mantenere il muscolo in contrazione per un tempo così lungo manda il muscolo stesso in ipossia, cioè in carenza di ossigeno. E ancora una volta questo stato mi darà a riposo la condizione ideale per far scattare alcuni dei meccanismi che mi portano ipertrofia alla massa muscolare. Si partirà con l'esercizio di panca piana, però non eseguito in modo standard, eseguito con una serie, con una sorta di set multiplo. Il set multiplo mi dà modo di lavorare il muscolo con diversi angoli e sfruttare i diversi punti di forza che ho, o cambiando la presa o cambiando il range del movimento. Quindi questo esempio di allenamento di ipertrofia sui pettorali inizia appunto con la panca piana. Ci sono due opzioni. La prima prevede di partire con una panca piana regolare, mettere un carico con cui si riescono ad eseguire circa 5 ripetizioni, fare le prime 5 ripetizioni in esecuzione standard, quindi range di movimento completo. Dopodiché, dopo queste 5, fare tutte le ripetizioni possibili nella metà alta del movimento intendo con il gomito che arriva appena appena sotto le spalle e ritorno su, appena appena sotto le spalle e ritorno su. Quando non ce la faccio più a fare queste mezze ripetizioni, allora mantengo il muscolo in massima contrazione volontaria nella parte alta, cioè in massima distensione delle braccia, però devo essere io volontariamente a voler contrarre il muscolo, per 15-30 secondi. Vediamo l'esecuzione. Quindi abbiamo detto presa standard, staccherò il bilanciere dagli appoggi, ok? Le mie prime 5 ripetizioni normali, 1, 2, 3, 4, 5, a questo punto dovrei essere stanco e non riuscire più a fare la sesta, o la sesta diventerebbe da un punto di vista esecutivo errata. Faccio solo quelle nella metà alta, tutte quelle che riesco, scendo con il gomito appena sotto le spalle, tutte le ripetizioni che riesco. Quando non ce la faccio più nemmeno a fare queste, prima di crollare, all'ultima rimango per 15-30 secondi con una volontaria contrazione del gran pettorale. Mantengo per questo tempo, per questi 15-20 secondi. Alla fine, finalmente, appoggerò il bilanciere e il set è finito. Riposo 2-3 minuti e ripeto lo stesso ciclo di ripetizioni per altre due volte, quindi per un totale di 3 volte. Questa è la prima opzione. Seconda opzione. Si basa invece sul variare la larghezza della presa. Eseguirò 5 ripetizioni con una presa stretta, quindi solitamente quella che viene utilizzata per i tricipiti. 5 ripetizioni con una presa media, standard, 5 ripetizioni con una presa esageratamente larga, in questa sequenza, prima stretta, poi media, poi larga. Naturalmente sempre con lo stesso carico, per cambiare la presa ogni volta riappoggerò il bilanciere.
Inizio con la mia presa stretta, ok? Cerco di lavorare con i gomiti vicini al petto, scusatemi, con i gomiti radenti al busto, quindi scendo e su, 3, 4, 5, dopodiché appoggio, cambio presa, presa standard, stacco e subito altri 5 così. Quattro e 5, appoggio, ancora, allargo ulteriormente, sgancio e le ultime 5 con la massima larghezza. E appoggio. E questa era l'opzione 2, anche in questo caso, 2 o 3 minuti di riposo e ripeto per altre 2 volte. Questo è l'esercizio più pesante, che serve ad attivare il gran pettorale in modo tale che poi lavori meglio con i complex, con i set giganti che vediamo adesso. Ne vedremo 3. Perché scegliere un set gigante? Perché è più facile dal punto di vista mentale per l'atleta, per il cliente, mantenere un focus mentale per diversi esercizi piuttosto che rimanere concentrato sullo stesso esercizio per una ventina di ripetizioni o anche più. È più facile cambiare esercizio perché già dopo circa 30 secondi la nostra attenzione diminuisce, quindi è meglio cambiare l'esercizio. Perché in questo modo posso sfruttare movimenti diversi e quindi lavorare le fibre da angoli diversi. E perché così, usando esercizi diversi, mediamente riesco a mantenere un carico medio più elevato rispetto a quello che avessi fatto, che sarebbe successo se avessi utilizzato un solo esercizio. Vediamo il primo esempio. Il primo esempio parte da una panca inclinata e utilizza dei manubri. Quindi inizio con delle spinte su panca inclinata con una presa particolare, con una presa inversa. Questo tipo di presa è svantaggiosa per quanto riguarda la forza, per cui è quella che uso quando sono ancora fresco, quando ho ancora tanta forza. Dopodiché passerò alla presa normale, dopodiché andrò a terra, farò dei push-up. La prima serie di push-up sarà con i piedi in alto, quindi un po' più difficili. Fatto i push-up con i piedi in alto, abbasso la panca, riprendo il peso, faccio le spinte su panca piana con presa inversa, dopodiché spinte su panca piana con presa normale, dopodiché push-up a terra normali. Il tutto viene eseguito con lo stesso carico per quanto riguarda i manubri e viene eseguito dall'inizio alla fine senza mai fermarsi. Si utilizzano 8-10 ripetizioni per esercizio. Inizio, spinte, presa inversa. Quattro, cinque, sei, sette, otto. Cambio la presa, spinte, presa standard. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, 7, 8. A questo punto abbiamo detto i push-up con i piedi sollevati, quindi appoggio i manubri, uso la panca come punto per mantenere i piedi elevati, eseguo i miei push-up. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ripeto il tutto, però con una conduzione in una situazione più facile, cioè abbasso la panca, ma il peso è sempre lo stesso di prima, spinta e presa inversa. Cinque, sei, sette, otto, ruoto, spinta e presa normale. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, 7, 8, push up, questa volta standard, quindi a terra, piedi a terra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e stop, finito il complex. A questo punto riposo circa 3 minuti
E ancora una volta ripeto per altre due volte, per un totale di tre volte. Secondo esempio di complex con l'utilizzo dei kettlebell. Che cosa eseguo? Perché utilizzare i kettlebell? Perché la forma dei kettlebell si adatta molto bene ad eseguire degli esercizi come le croci, perché non ho il carico centrato sulla mano, ma il carico è decentrato e questo mi dà modo di avere un carico più a lungo durante l'arco di movimento, che dura più tempo. Eseguirò prima delle croci basse intendo, visto dall'alto, non aprire in questo modo, ma aprire in questo modo. Questo intendo come croci basse. Quindi farò 5-7 croci basse, 5-7 croci regolari e 5-7 press. Tutto con i kettlebell. I miei kettlebell, prima di tutto croci basse. Tre, altri due, quattro, cinque, croci regolari. Uno, quattro. 5 e adesso spinte normali. Attenzione alle dita quando siete su. 3, 4 e 5 e stop. Riposo è più corto di quello di prima, quindi un po' meno, un minuto e mezzo, 2. Quante volte? 3 totali, quindi oltre a questa altre 2. Infine, terzo esempio di complex, utilizzando questa volta i manubri. Con un esercizio, il primo esercizio che andiamo a fare è un esercizio particolare in cui contemporaneamente alla salita io cerco di mantenere spinti l'uno contro l'altro i due manubri costantemente. Quindi il movimento sarà questo. Se avete dei manubri con un diametro, con una forma quadrata o esagonale è più facile rispetto ai manubri rotondi. Il concetto è spingerli uno contro l'altro mentre distendo volontariamente, altrimenti non succede niente. Okay? Fare questo movimento. Dopodiché eseguirò delle croci normali, dopodiché delle croci alte. Se le croci basse di prima erano queste, le croci alte di adesso saranno queste. Le mie spinte con la contrazione incorporata, quello che in inglese si può dire squeeze, ok? Squeeze, press. Schiaccio l'uno contro l'altro, ok? Lo faccio anche qui per 5-7 ripetizioni, 2, 3, spingete forte l'uno contro l'altro i manubri, 4 e 5. Ora croci standard. 1, 2, 3, 4 e 5. Adesso croci alte. Vado indietro. 1, 2, 3, 4 e 5. Fine di questo terzo complex. Anche qui un minuto e mezzo, 2 minuti di pausa, da ripetere 3 volte. Ovviamente avete visto come sono particolari, com'è particolare l'esecuzione di alcune croci che abbiamo appena visto, è da proporre solamente a persone che non hanno alcun problema alle spalle e che hanno già un ottimo controllo. Sono delle soluzioni avanzate, non sono soluzioni da utilizzare con i principianti. Dovete già avere una persona che ha un ottimo controllo del gesto e non ha, ripeto, nessun problema alle spalle. L'allenamento quindi può essere composto da una delle due opzioni per quanto riguarda la panca piana da ripetere 3 volte e poi da uno o due seguito, da uno o due complex. Fatto la panca, fatto uno o due complex, potete finire l'allenamento con, diciamo, quello che vi può essere definito un finisher, in questo caso specifico per il petto, che può consistere nell'eseguire 50 ripetizioni nel più breve tempo possibile, a seconda di quanto siete forti e allenati, o di dip alle parallele,
o di push-up. E l'obiettivo è appunto eseguire queste 50 ripetizioni nel minor tempo possibile. La prima volta che proverete questo allenamento, se sceglierete i pesi corretti, avrete dei dolori post-allenamento che dureranno diversi giorni. È normale perché è un allenamento altamente intenso, molto intenso. Vi ricordo di cercare di mangiare in modo adeguato, di integrare correttamente sia prima che subito dopo un allenamento di questo genere, perché è un allenamento che è molto impegnativo per quanto riguarda il muscolo e ha bisogno, e il muscolo quindi avrà bisogno di molti nutrienti, di reintegrarli il più velocemente possibile. Per oggi è tutto, per questa volta è tutto. Buon allenamento e alla prossima!